medici hanno dichiarato la morte cerebrale per il bambino di 7 anni ferito da un colpo di pistola sparato dal nonno. Il bimbo nelle scorse ore era stato sottoposto a una delicata operazione alla testa. Finito l'intervento, ha lottato per ore tra la vita e la morte. Le sue condizioni di salute infatti erano gravissime e destavano preoccupazione. Sono state ore di apprensione per i familiari del bambino, poi purtroppo in serata è arrivata la drammatica notizia con la morte cerebrale. Il nonno è ora indagato per omicidio colposo e secondo una prima ricostruzione dei fatti l'incidente sarebbe avvenuto alle 10:30 quando il 77enne era insieme al bambino in una stanza, mentre in un'altra c'era il padre del piccolo che, udito lo sparo, è corso per vedere cosa fosse successo. Purtroppo si è trovato davanti il figlio disteso sul pavimento con una profonda ferita alla testa ma ancora cosciente, mentre l'anziano era in forte stato di shock.